delle cose di immediato impatto e altre di prospettiva. Allora, prima di tutto parto dalla rete di cittadinanza. Avevamo detto che avremmo distinto l'intervento per chi è in stato effettivo di bisogno e che quindi merita di essere aiutato rispetto a quello che invece semplicemente deve darsi una mossa e cercarsi un lavoro. Abbiamo creato questa distinzione, quindi ci sono due diversi istituti, uno per le famiglie con soggetti fragili, situazioni di difficoltà, l'altra misura invece è destinata per coloro che non hanno un lavoro e che devono cercarselo, devono dimostrare di cercarselo e se non lo cercano non avranno niente. Poi abbiamo fatto la cosa più importante, oserei dire quasi storica, e cioè questo sconto fiscale, perché poi il taglio del cuneo contributivo non si capisce bene che cosa significa, no? E il fatto che abbiamo pensato chi in questo momento è in stato di bisogno e merita di essere aiutato dal governo. Quindi abbiamo fatto fare una ricerca di mercato e abbiamo scoperto che c'erano due possibilità. Da una parte i lettori di Vogue e dall'altra i lavoratori dipendenti che guadagnavano 35.000. E dopo questa ricerca di mercato abbiamo deciso di aiutare i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35.000 euro all'anno. Naturalmente quelli che leggono Vogue sono molto incazzati, abbiamo visto oggi che hanno contestato questa misura, e abbiamo fatto una cosa perché storica, perché rispetto allo sconto fiscale che abbiamo ereditato dal governo Draghi, noi l'abbiamo triplicato questo sconto fiscale e l'abbiamo fatto quindi in una condizione molto difficile. Buongiorno, allora avete sentito il ministro Giorgetti parlare di alcune misure che sono state prese con il decreto lavoro del primo maggio, avete anche sentito il riferimento più volte ai lettori di Vogue, ovviamente il riferimento è all'intervista che il segretario del Partito Democratico Elly Schlein ha dato a Vogue e insomma era ovvio che c'era in quelle frasi dell'ironia. Comunque oggi noi ripartiamo naturalmente da qui, da quanto è contenuto in quel decreto lavoro, nelle tasse, nell'abbassamento delle tasse, cosa mai fatta negli ultimi anni, così ha detto Giorgia Meloni, e però insomma non basta naturalmente, si tratta di un provvedimento, quello del taglio del cuneo fiscale fino a dicembre, poi dovrebbe diventare, o comunque queste sono le intenzioni del governo, strutturale, ma lo vedremo. E naturalmente gli interventi sul reddito di cittadinanza, anche su questo avete sentito le parole del ministro Giorgetti. Allora intanto do il buongiorno agli ospiti che sono già con noi, Chiara Albanese, Bloomberg, e autrice di questo libro che sta andando molto bene, That's Politica, con la prefazione di Francesco Costa, potere, istituzioni, burocrazia, come funzionano e perché cambiano la nostra vita. Ed è molto interessante leggerlo. Buongiorno, ci ha raggiunto Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. Buongiorno. In collegamento do il buongiorno a Valentina Furlanetto, voce di Radio 24. Buongiorno Valentina. Buongiorno. E autrice di un libro uscito qualche tempo fa, mi ricordi il titolo? Perché anche questo era sul lavoro. Sì, Noi schiavisti, eccolo. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa per la terza. Ecco, ne parleremo tra poco. Gaetano Pedulà, direttore della Notizia. Buongiorno Gaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E eccolo qui, si è appena accomodato il neodirettore del Riformista, che adesso vi faccio subito vedere oggi, Andrea Ruggeri. Eccolo qui, il Riformista, con la firma di e la direzione di Ruggeri e direzione editoriale di Matteo Renzi, da oggi, diciamo così, al comando. E devo chiedere subito una cosa, Ruggeri, perché avete scelto di aprire con Napoli campione o miracolo di Spalletti? Una cosa curiosa, no? Curiosa perché intendi di Scaramantica? Sì, curiosa, diciamo, visti gli argomenti. Dilla oggi tutta, dilla tutta. Vabbè, ma è chiaro che noi dobbiamo fare un giornale un po' più laterale, nel senso che dobbiamo cercare di sfrugliare quella parte che non viene coperta dagli altri quotidiani. Napoli è un grande racconto, c'è dentro un ritratto, un colloquio con Matteo Renzi di Luciano Spalletti che svela la grande
Cultura del lavoro che Luciano Spalletti ha portato con sé a Napoli, il grande impegno. Spalletti si rivela, leggendo il colloquio con Renzi, un grandissimo maestro di uomini prima che di calcio, in una città che sta comunque conoscendo un nuovo fermento. E quindi, siccome il riformista comunque nasce a Napoli, l'editore napoletano, e volevamo fare un omaggio alla città che si appresta a vivere una meritatissima festa. Uno scudetto storico. Uno scudetto storico. E naturalmente però dentro c'è anche la giustizia, come sempre, anche la pressione fiscale, insomma ci sono comunque sì, c'è una, i temi di c'è una bella riflessione di Benedetta Frucci sulla cancel culture, che diventa un problema che erode la nostra società da un punto di vista culturale. La giustizia, la città di Tugaia, secondo noi è il DNA del riformista da mantenere ben saldo, il garantismo e la pretesa di una giustizia giusta, equilibrata e che non faccia, diciamo, di quel genere letterario mediatico quello che abbiamo visto in questi giorni con la trattativa su cui peraltro noi ci soffermiamo abbastanza approfonditamente, perché comunque insomma si è registrato un fatto storico, cioè la decretazione del fatto che, come dire, per 15 anni abbiamo tutti, forse chi più chi meno, contribuito a infangare persone che invece hanno fatto bene il loro lavoro e che invece sono state processate per averlo fatto suppostamente male, cosa che i giudici hanno assolutamente escluso. Scrive Matteo Renzi: chi è il riformista? Uno che non va di moda, nel suo editoriale. È vero, perché nel senso che obiettivamente questo paese ha dei problemi strutturali che qualunque governo fa fatica a sanare, è arrivata invece l'ora. Ci si sta cimentando, anche se secondo me abbastanza bene, Giorgia Meloni, ma anche lei in queste settimane. E l'Italia, per, diciamo, mettere a terra le grandi potenzialità che ha, bisogno di fare delle riforme, che possiamo elencare, ma ti ruberei 3 minuti e quindi cambierebbe tutto il canale, però in realtà nel riformista... ne... è un'ora e mezzo, insomma. Esatto, vabbè, dice, però insomma comunque alla fin fine sono quelle riforme che la politica deve avere il coraggio di fare. Quindi noi vogliamo stimolare da un lato il governo a dare il massimo sul fronte delle riforme e dall'altro l'opposizione a smetterla di occuparsi di cose tutto sommato marginali e incalzare il governo a dare il massimo. Solo così, alzando il livello del dibattito, forse contribuiremo a alzare il livello della resa della politica, perché i cittadini a casa effettivamente attendono riforma del fisco, della giustizia, della burocrazia, ecco, della pubblica amministrazione, dell'istruzione. L'Italia è attesa da problemi seri, che possono essere anche un'opportunità. Dipende, come quando si surfa, c'hai un'onda, o la surfi, la governi, o ci anneghi sotto. Ecco, o ci finisci dentro, certo. Allora, poi riparleremo più avanti della giustizia, però restiamo sul tema che è il tema di questi giorni, decreto lavoro, tasse, cuneo fiscale. Te lo chiedo da, non solo da ex parlamentare, appunto, ma anche da imprenditore. Vogliamo entrare subito nel merito di questi primi provvedimenti per i quali comunque le opposizioni, i sindacati hanno già deciso la mobilitazione? Io ti dico che personalmente, anche per onestà politica, io sono stato e resto un uomo di centrodestra, liberale, ma di centrodestra. Io credo che sia la strada giusta, ma ovviamente serve a dare molto, molto più gas. Stiamo parlando di misure che, ripeto, sono positive perché vanno nella direzione giusta, ma hanno un effetto a tempo determinato, cioè significa che bisognerà trovare nuovi soldi a gennaio per confermare queste misure che dureranno fino a dicembre e non risolvono strutturalmente il problema di un costo del lavoro che effettivamente rende poveri a oggi in due, chi assume qualcuno e chi viene assunto da qualcuno. Allora, se noi vogliamo, diciamo, trovare le risorse, questo secondo me è un po' il compito su cui va incalzato e stimolato il governo, è tagliare la spesa pubblica, perché solo tagliando la spesa pubblica trovi le risorse per fare delle cose strutturali, altrimenti diventano delle apprezzabili, perché per me sono apprezzabili. Non capisco infatti chi critica la sinistra, diciamo, un provvedimento che comunque va nella direzione di togliere tasse, e francamente rischiamo però, ti ripeto, di avere un effetto toppa, che è apprezzabilissimo ma non definitivo. Invece l'Italia deve cambiare faccia anche sotto quel punto di vista. Allora, Pedullà, invece lei naturalmente critica, no, questi primi segnali dati dal governo Meloni. Ma partiamo dalla descrizione di che cosa sono questi segnali. Ruggeri parla di toppa
Io direi che è una toppa che lascia vedere tutto il buco. La Meloni ha parlato del più grande provvedimento fiscale degli ultimi decenni, ma basta saper fare solo di conto per rendersi conto che non è così. Il governo Conte, il governo Renzi misero sul taglio del cuneo fiscale molti più soldi, e se noi consideriamo che la platea alla quale si rivolge il provvedimento dell'attuale governo è molto più larga rispetto a quella ad esempio che portò agli 80 euro del bonus Renzi, ci rendiamo conto che non è possibile far credere ai cittadini che nella prossima busta paga troveranno 100 euro. Questo è il racconto che è stato fatto dal governo, tra l'altro senza dare la possibilità a noi giornalisti di fare semplicemente alcuni calcoli e dimostrare che questo racconto è falso. Dopodiché il tema è uno, giusto Udini può far credere che con 4 miliardi si arriva a quel tipo di misura giusta o nella direzione giusta di cui parla Ruggeri, anche se sommiamo i soldi messi per il taglio del cuneo nella manovra di dicembre non si arriva a questo provvedimento, mentre l'inflazione, lo vediamo tutti, sta erodendo moltissimi soldi dalle buste paga. Quello dove il governo è stato veramente bravo, e lì sì davvero che la Meloni è stata Udini, è stata quella di farci credere che c'è uno shock fiscale, che ovviamente con qualche euro in busta paga non può esserci, mentre lo shock vero passa inosservato ed è quello di tantissime persone che non hanno niente da mettere a tavola e che con la fine del reddito di cittadinanza si troveranno senza alcuna protezione sociale, perché anche le misure messe in campo per attutire l'effetto di questo taglio per una platea vastissima di cittadini che non hanno davvero niente da mettere a tavola a pranzo e a cena non porteranno neppure un euro in tasca. Stiamo lasciando al loro destino una parte di questo paese di fronte alla quale la politica, una politica degna di questo nome, non può girarsi dall'altro lato. Giubilei, tra l'altro Matteo Renzi ha fatto proprio un controvideo, diciamo così, sulla Meloni per dire che sostanzialmente ha problemi con la matematica e per ricordare che poi calcoli alla mano con i suoi 80 euro, ma oggi credo che lo certifichi anche qualcuno che ha fatto proprio un'operazione di fact-checking, fece più lui durante il suo governo che non adesso, quella che lei definisce un'operazione epocale in qualche modo. Iniziamo dicendo che c'è un cambio di paradigma sul tema del lavoro e già questo è molto importante. Si va nella direzione giusta, che è la direzione di un taglio del cuneo fiscale. Lo si fa mettendo 4 miliardi di euro, che è una prima manovra, una seconda manovra, perché in realtà già in autunno si era iniziato su questo percorso. E dall'altro lato si va su un cambio di paradigma, su una misura come il reddito di cittadinanza, che è stata una misura che, come ci siamo accorti in questi anni, non sempre è andata ad aiutare solo ed esclusivamente chi ne aveva bisogno. Quindi se da un lato si interviene su quello che è uno dei problemi atavici nel mercato del lavoro italiano, ovvero il fatto che nel momento in cui il datore di lavoro va a pagare un dipendente, al datore di lavoro il dipendente costa molto e il dipendente guadagna poco, quindi si interviene sul cuneo fiscale. Ma dall'altro lato la misura molto importante è rimodulare e rivedere il reddito di cittadinanza. Come è stato rivisto il reddito di cittadinanza? È stato rivisto attraverso due misure, che sono da un lato il cosiddetto reddito di inclusione e dall'altro lato lo strumento di attivazione. Il reddito di inclusione è una misura che viene dedicata a quelle persone che hanno realmente bisogno di un sussidio, quindi non è vero quello che era stato detto, che il governo avrebbe lasciato solo le persone più deboli. Divide tra chi ha davvero bisogno di un aiuto da parte dello Stato e invece i cosiddetti occupabili, ovvero delle persone che possono entrare nel mercato del lavoro, che dobbiamo fare in modo che entrino nel mercato del lavoro, quelle persone che hanno una fascia d'età che viene individuata dai 18 ai 59 anni, e per queste persone viene individuato uno strumento che è per l'appunto il reddito di attivazione, che cerca di aumentare quello che è il discorso dei corsi di formazione, andando incontro anche alle esigenze degli imprenditori, perché lo abbiamo visto in tante occasioni, molte imprese hanno difficoltà a trovare degli operai specializzati, molte imprese hanno difficoltà a trovare delle persone che abbiano delle specializzazioni di un certo tipo, e quindi si va incontro ai corsi di formazione. Ma dall'altro lato soprattutto quello che si vuol fare è cercare di fare in modo che le aziende siano incentivate ad assumere, e questo nel decreto
del Consiglio dei Ministri è stato approvato proprio la volontà di fare in modo che le aziende che andranno ad assumere delle persone che usufruiscono di questo strumento di attivazione potranno avere degli sgravi fiscali nel corso di un anno. Quindi si rimodula il reddito di cittadinanza, si incrementa la possibilità da parte delle aziende di assumere e soprattutto si va incontro al cuneo fiscale. Credo che siano tre grandi manovre importanti. Poi è chiaro che stiamo parlando in un problema molto ampio che non nasce di certo con questo governo, che ci portiamo dietro da tanti anni e su cui bisognerà nel corso della legislatura intervenire in modo più netto, andando nella direzione anche che diceva giustamente Ruggeri, che è quello di un taglio ancora più consistente del cuneo fiscale, un taglio più consistente della spesa pubblica per delle politiche che siano delle politiche da un punto di vista economico, liberali, che concepiscano quindi le aziende, il mondo imprenditoriale come un volano per la crescita del paese. That's politica, Chiara. Dobbiamo sempre passare per provvedimenti tampone, così vengono definiti, oppure bonus, insomma, dipende, a seconda del governo e a seconda di chi c'è, prima di arrivare a una riforma strutturale. Anche in questo caso, nel caso del taglio del cuneo, è un provvedimento che vale fino a dicembre. Ieri il ministro Calderone ha però detto la nostra intenzione è quella di farlo diventare un provvedimento strutturale, quindi definitivo in qualche modo. Abbiamo sentito vari giudizi politici, giustamente con delle idee e delle prospettive differenti. Il mio compito, il mio ruolo e quello che provo a fare sia nel libro che poi in generale nel mio lavoro quotidiano è quello di capire i meccanismi per poi prevedere un po' le criticità e appunto io credo che il decreto lavoro ci porterà a porci delle domande. Quando arriveremo al rinnovo è una dinamica che abbiamo già visto. Che non abbiamo letto tra l'altro ancora, no? No, esatto, diciamo queste linee guida ampie, ecco, però possiamo ampie. Diciamo, immaginare comunque il fatto che ci troveremo nel momento del rinnovo a dire ok, vogliamo rinnovare ma con quali soldi? Non so se ricordate una dinamica molto simile quando si è parlato del taglio delle accise della benzina, certo. Nel senso che c'era una crisi, un'emergenza, il costo dell'energia, il governo Draghi era intervenuto con lo stesso meccanismo con il quale un governo può intervenire, che è quello con cui sta intervenendo Meloni, ovvero utilizzando quella sorta, diciamo, di piccole sacche di soldi e fondi che sono per fortuna rimasti, grazie anche a una crescita migliore di quella che ci potevamo aspettare, senza andare ad allarmare l'Europa per aumentando il debito italiano, l'Europa, gli investitori, eccetera. E quindi con comunque dei fondi relativamente piccoli si finanziano delle misure che rendano possibile fare una sorta di reclamo politico, ovvero un nuovo provvedimento, tagliato le tasse, do più soldi in busta paga agli italiani. È chiaro che basta fare due calcoli per capire che aumentare i soldi in busta paga agli italiani con dei fondi relativi che non prevedano aumentare il debito pubblico italiano fino a dicembre vuol dire che quando arriviamo a dicembre si creerà il tema di li rinnovo, con quali soldi e dare dei soldi in modo così diciamo ampio, indiscriminato e quindi di conseguenza a grande costo, chi beneficia? E lì sono tutte domande alle quali il governo dovrà trovarsi a dare delle risposte che arriveranno. Allora, volevo chiedere a Valentina Furlanetto, perché si è parlato molto in questi giorni e immagino si continuerà ancora di precarietà, di un aumento di precarietà in realtà con questo decreto lavoro, lo fanno le opposizioni da Conte alla Schlein. Chi sono quegli schiavi di massa che tu racconti nel libro? Beh, tutte le persone che lavorano in Italia che non vediamo. Anche se le vediamo tutti i giorni, che possono essere badanti invece che braccianti agricoli, ma anche gli operai di Fincantieri. Sono tutte persone per lo più che vengono ingaggiate con il subappalto. Infatti, a proposito dei temi di cui state parlando, certo il decreto lavoro dal punto di vista di chi ha questo beneficio del taglio del cuneo fiscale è un passo avanti, però non fa nulla, ad esempio, per risolvere questo problema dello sfruttamento. Il codice degli appalti un mese fa ha anzi eliminato la proibizione degli appalti a cascata che permettono il subappalto. E questa è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ma molto spesso anche sul subappalto. E con il subappalto vengono aggirati le regole, quindi vengono applicati contratti diversi da quelli che i lavoratori in realtà
dovrebbero avere, quindi per la logistica vengono applicati altri contratti, per cui le persone che vengono prese con il subappalto, con queste società che possono essere false cooperative oppure SRL, vengono pagate molto meno. E questo è un grosso problema sotto gli occhi di tutti, perché lo sappiamo, ma non stiamo facendo nulla, è abbastanza schizofrenica questo nostro modo di andare avanti. E poi ci sono tutti quei stranieri, ma anche giovani, ma anche donne. E io credo che in Italia uno dei problemi principali sia la denatalità, e non vedo in questo un lavoro di tipo strutturale, perché le politiche attive sarebbero quelle che fanno incontrare la domanda e l'offerta, e non c'è un'implementazione di tutto questo, quindi dei centri per l'impiego, che potrebbero fare da quel collante che invece in questo momento quel posto viene preso ad esempio dai caporali, che non sono soltanto caporali che vanno la mattina alle 4 a raccogliere i braccianti agricoli, ci sono anche caporali in giacca e cravatta che sappiamo dalle inchieste coinvolgono i lavoratori in altri tipi di lavori. E poi il subappalto è davvero un polipo che sta nel nostro sistema e che viene ampiamente tollerato. E l'altro grande problema, credo che sia stato un po' trascurato dal decreto lavoro, è quello della sicurezza sul lavoro. 196 morti nel 2023, in aumento rispetto al 2021, in aumento rispetto al 2020 e al 2022, insomma, ci devono preoccupare moltissimo. Da questo punto di vista della sicurezza sul lavoro e dell'ispettorato, ad esempio, che fa dei controlli per controllare anche che i subappalti di cui dicevo prima siano regolari, io ho visto molto poco. E questo è un tema importante, quindi lo sfruttamento di tutta una massa di persone che fingiamo di non vedere, che si interseca un po' anche con le politiche per i flussi migratori, perché molte di queste persone sono straniere. C'è un'inchiesta alla Procura di Venezia in questo momento su Fincantieri, l'accusa parla di 2.000 persone assunte in questa azienda, che è un'azienda di Stato, con contratti in subappalto, e sono quasi tutte persone del Bangladesh. Ci dobbiamo chiedere come mai queste persone non possono essere assunte con contratti regolari che non li sfruttino. E poi l'altro tema che dicevo, quella della denatalità, per fare delle politiche sul lavoro che incentivino il lavoro femminile e la stabilizzazione dei giovani. Tu dici non basta giovani. Parlare di asili, insomma, perché poi si prendono sempre i due estremi, no? È importante, diciamo che il tema non è solamente gli asili, è importantissimo, però poi se non c'è il resto, agli asili neanche ci arriviamo. Perché ti vedevo perplesso davanti a alcune affermazioni di Valentina Furlanetto? Che a me non risulta assolutamente che il subappalto sia un mondo della Cayenne. Ci sono casi che l'ispettorato del lavoro dovrebbe semmai sanzionare di più, ma se non li sanziona forse è perché non lavora in maniera efficiente, e non da oggi. Che non credo al fatto che il mondo del subappalto sia tutto in deroga ai contratti collettivi nazionali. Cioè, io sono dell'idea che dipingere a tinte forti necessariamente negative il mondo del lavoro di oggi sia sbagliato, perché non riflette la fotografia reale di quello che è un problema in Italia, cioè i salari troppo bassi, la difficoltà ad assumere, certo, assolutamente, ma non è dicendo sostanzialmente che ci sono caporali in giacca e cravatta, di cui allora a un certo punto uno dovrebbe fare nome e cognome, secondo me per correttezza, che si risolve il problema. Ma ci sono molte inchieste su sì, questo. Ma guardi, le inchieste purtroppo siamo tristemente abituati a vederle forti sui giornali e molto deboli poi in aula quando si vanno a provare le cose, quindi non le citerei troppo a testimonianza di chissà che quale verità. Dopodiché nessuno nega che il problema del lavoro in Italia ci sia, nessuno nega che ci sia precarietà, ma questo è figlio dell'eccessivo costo del lavoro. E l'eccessivo costo del lavoro, è ora di iniziare a dirlo con chiarezza, è figlio di una spesa pubblica che in 10 anni è raddoppiata per mano di uno Stato che spreca un sacco di soldi e ne vuole troppi da cittadini e imprese. Quindi, torniamo sempre lì, la vera aggressione che va fatta è allo Stato, nel senso che gli vanno tagliate le unghie, spesi meno soldi, spesi meglio. Per fortuna c'è nel PNRR ampio spazio per la digitalizzazione e la tecnologia può aiutare a spendere molto meglio i soldi pubblici di quanto non si faccia oggi, ma pretendere che alle condizioni di oggi cambi il mercato del lavoro in meglio è sostanzialmente un capriccio che nessuno di noi, secondo me, deve fare. E torniamo sempre lì, le riforme. Finché non fai quelle, non capisci che il costo del lavoro in Italia comunque c'è un costo troppo eccessivo, che la burocrazia è un costo per le imprese. Viviamo in un paese dove chiunque voglia avviare un'attività produttiva, anche di piccolo dettaglio, deve aspettare un anno e mezzo tra autorizzazioni e permessi.
un anno e mezzo costa. Se tu prendi un bar e lo vuoi avviare, di pagare un canone, banalmente, un canone di affitto per 12 mesi, di 16 mesi, 18 mesi, chi si può permettere di attendere questo tempo? Allora, obiettivamente, se tu vuoi rimettere in moto la macchina, devi aggredire la spesa pubblica, trovare le risorse per investire, riforma del fisco, benissimo, ma non a saldo zero. E quindi, appunto, però, questo significa che lo Stato deve spendere di meno e spendere meglio. Non è che se ne esce, cioè non è che... Non ce ne esce, però, pubblici ministeri il problema del mercato del lavoro. Non se ne esce, però anche quando abbiamo visto appunto i famosi capitoli di spending review abbiamo visto anche come sono finiti. Insomma. Ah, ma infatti è un problema, ti ripeto, che riguarda almeno gli ultimi... No, scusami, riguarda gli ultimi 50 anni. Sì. Perché è dagli anni 70 che la spesa pubblica in Italia, malgrado aumentino le entrate, persino il recupero dell'evasione ogni anno, cresce indefettibilmente. Beh, il recupero dell'evasione è stato un record nell'ultimo anno mai visto. Però non è che... vedi. Però non è che uno dice, benissimo, recupero 16 miliardi dall'evasione fiscale, li metto sull'abbattimento delle tasse. Con ciò danno un segnale anche ai contribuenti, e cioè vi premio perché pagate di più. No, si fa il contrario, si mette tutto nel calderone della spesa pubblica che spesso e volentieri è molto improduttiva. E allora così va avanti da 50 anni e negli ultimi 10 siamo passati da 500 a oltre 1000 miliardi di spesa pubblica. Ma, lo dicevano i nostri ospiti in collegamento, non è che questo abbia migliorato le condizioni di vita di nessuno, tanto più di chi ha meno. E allora vuol dire che spendiamo male o investiamo male, e allora devi tagliare. Petullà? Che le riforme sono il tema centrale, ma in questo decreto approvato l'1 maggio, quindi con un valore simbolico così importante, di riforme al di là di questo, abbiamo detto, il cuneo fiscale, il taglietto del quale dovremo vedere se ci sarà modo di rendere strutturale la misura. Io mi auguro di sì, mi auguro che tutto quello che va in direzione di aiutare i lavoratori, i cittadini, è positivo. Penso che si farà, perché ci saranno le elezioni europee dietro l'angolo, quando sarà il momento di approvarlo. Certo, se la Meloni ci avesse detto dove pensa di trovare gli almeno 10 miliardi che servono perché questa misura non sia un bonus, perché attualmente è solo un bonus temporaneo, sarebbe stato più facile capire e programmare. La Furlanetto ha assolutamente ragione su una cosa: sembrano schizofreniche alcune misure che non rientrano in quelle grandi riforme di cui parla Ruggeri, in particolare sul precariato, il ritorno ai voucher a forme di pagamento che aumenteranno certamente il lavoro a termine. Il precariato non aiuta la stabilizzazione delle famiglie, la natalità. Sembra più che una misura schizofrenica un vero e proprio favore alle imprese, ad alcune imprese, che contraddice tutte le promesse fatte anche rispetto al sostegno alla famiglia. Dunque, se è vero che le riforme sono il vero tema sul quale puntare, in questo provvedimento, in questa data così importante, con questa enfasi con cui è stato annunciato, di fatto c'è poco e niente. Su questo credo che forse siamo su una cosa d'accordo. Ricordo sempre, a proposito di enfasi, che qualcuno si affacciò da un balcone per dire che era... che si aboliva la povertà, ognuno, quindi diciamo che ognuno ha la sua. Certo. Non ho capito a quali faceva riferimento, a quali aziende. Ha detto in particolare per fare un favore a alcune imprese, mi scusi. Semplicemente a quelle imprese che hanno bisogno di lavoro estremamente flessibile e che quindi rinunciano a fare dei contratti che aiutano a stabilizzare il lavoro e che ricorrono a un lavoro estremamente flessibile con l'utilizzo di voucher, con l'utilizzo di misure che, come dire, sono parallele, molto vicine a quel lavoro nero che in Italia c'è. È inutile che chiudiamo gli occhi o ci appelliamo alle inchieste, basta semplicemente dare uno sguardo a come funziona gran parte del lavoro, soprattutto nei servizi, e di lavoro nero ce n'è tantissimo. Negarlo, inchieste o meno, credo che sia qualcosa di assolutamente sbagliato. Però il voucher serve a questo, cioè il voucher che ha un limite di utilizzo, credo di 15.000 euro, se non sbaglio. Quindi, diciamo, mette un limite all'utilizzabilità del voucher, però ha l'obiettivo proprio di combattere l'altrimenti dilagante lavoro nero sul lavoro occasionale o stagionale. Quindi, insomma, esatto, anche perché io non sono molto d'accordo che ogni volta che si parla di lavoro finiscono sul banco gli imputati, le aziende e le imprese, perché quando si fanno i dibattiti sul lavoro, e lo stiamo vedendo anche questa mattina, vengono subito prese come capro espiatorio sempre le imprese e gli imprenditori. Ora, come tutte le categorie, ci sono ovviamente delle imprese e degli imprenditori che non rispettano
rispettano regole, benissimo. Però noi non possiamo pensare che migliaia di aziende che in Italia sono coloro i quali danno posti di lavoro e creano ricchezza debbano sempre finire sul banco degli imputati. Sul tema dei voucher e sul tema del precariato, la realtà ci dice che ci sono determinati lavori, penso agli stagionali, che sono obbligati ad avere dei contratti che siano dei contratti. Voucher, forse sono io che ho una memoria troppo allenata, ma ricordo anche tempi in cui venne fuori che addirittura la CGIL li usava per alcuni settori. Viviamo in un paese un po' schizofrenico. Ma più che altro cerchiamo di guardarci negli occhi e essere abbastanza onesti. E se non c'è il voucher, l'alternativa è il lavoro in nero. Perché molti tipi di lavoro sono dei tipi di lavoro che o si pagano per l'appunto attraverso i voucher, oppure l'alternativa è il nero. Quindi ben venga se non altro una forma che... Il voucher certo deve essere controllato. Non bisogna abusarne, questo è ovvio. Poi dopo è chiaro che l'obiettivo deve essere sempre in quelle categorie di lavoro in cui si può andare incontro a dei contratti, che siano dei contratti stabili, che siano dei contratti a tempo indeterminato. Però noi non possiamo immaginare il mercato del lavoro in determinati settori come dei settori in cui si possano avere dei contratti sempre a tempo indeterminato, perché ci sono gli stagionali, ci sono per l'appunto i lavori part time. La direzione è quella di regolarizzare quanto più possibile i posti di lavoro in quelle categorie in cui si può andare incontro a tempo indeterminato. Lo dobbiamo fare collegandoci al tema della natalità, anche facendo delle politiche che siano realmente a sostegno dei giovani, perché noi abbiamo un problema grosso di disoccupazione giovanile, che è il 23%, siamo il terzo paese in Europa, ma il vero problema del lavoro tra i giovani è il precariato e soprattutto gli stipendi, cioè il fatto che la mia generazione e quelle precedenti hanno delle paghe che rispetto alle generazioni dei nostri genitori sono delle paghe molto più basse, con delle condizioni peggiori, e questo incide anche sulla natalità. È inaccettabile che in un paese come l'Italia una giovane donna che decide di fare un figlio si trovi in una situazione per cui deve scegliere se continuare a lavorare oppure se fare un bambino, perché purtroppo la realtà è questa. Noi dobbiamo fare delle politiche sulla natalità che vadano a sostegno in primis delle mamme e che vadano a sostegno delle giovani coppie, e da questo punto di vista serve davvero una rivoluzione anche da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista economico, sociale. Ci torniamo dopo la pubblicità. La sua opinione riguardo al decreto lavoro e se si va nella giusta direzione? Pessima, continuo a pensare che sia una sentenza di condanna alla precarietà. Dietro un intervento del taglio del cuneo, che non è strutturale come servirebbe, ma soltanto temporaneo, hanno nascosto delle norme che riescono ad aumentare le maglie della precarietà, che sta già condizionando enormemente le vite di tanti giovani e tante donne, soprattutto al sud del nostro paese. Non è di questo che abbiamo bisogno, al contrario, bisogna guardare a esperienze di altri paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese, i sindacati hanno scelto di limitare i contratti a termine e la precarietà. Non abbiamo bisogno di più lavoro povero e di più precarietà in Italia, è il contrario. E non possiamo perdere l'occasione di utilizzare i fondi del PNRR, quindi questa occasione irripetibile di rilancio dell'economia del Paese e di cambiamento del Paese, senza sanare le piaghe strutturali del mercato del lavoro. Quando si sceglie di dire che i contratti a termine possono essere prorogati anche nell'ambito della contrattazione tra le parti, si rendono i lavoratori e le lavoratrici più ricattabili, perché non hanno lo stesso potere a quel tavolo chi il lavoro può offrirlo e chi del lavoro ha bisogno per mangiare. Quindi questa è una direzione che vuole aumentare la precarietà, e lo si vede anche con l'estensione dei voucher, che sono una delle forme più becere di precarietà. Allora, Albanese, però come se ne esce? Perché se c'è sempre solo la contrapposizione, no, tra lavoratore e impresa, imprese e lavoratori messi continuamente, non serve neanche appunto avvicinarli in qualche modo, come se ne esce? Il problema in Italia è questo, che spesso quando si parla di lavoro c'è questa sorta di contrapposizione del lavoratore contro l'impresa, come se fosse una sorta di Davide verso Golia. In realtà l'impresa è dallo stesso lato del lavoratore, nel senso che ha l'interesse a far lavorare, ma c'è una cosa di cui non si parla spesso nel dibattito pubblico e che è importante, sempre guardando al metodo più che al merito di questo nuovo decreto e di queste nuove misure, ovvero che le aziende hanno bisogno di pianificare a lungo periodo. Certo. Oggi le aziende, in particolare quelle più grandi, fanno già i piani di assunzione, di spesa, per i prossimi anni, per i prossimi 5 anni. Che sono legati alla produzione, immagino. E questo sono legati anche a che tipo di politica e che tipo di benefit ci sono in Italia.
E quindi avere delle misure che scadono a dicembre e non si sa come e fino a quando saranno rinnovate rende più complesso il processo di pianificazione. Sicuramente per un lavoratore che si trova a non sapere se quel benefit ce l'avrà rinnovato o no, ma in particolare per un'azienda che non sa esattamente in quali condizioni contrattuali dovrà continuare ad assumere o pagare un lavoratore nel 2024. Questo è semplicemente, non è un giudizio, è semplicemente un modo di pensare anche alla prospettiva con cui vengono guardate e accolte queste misure dal mondo dell'impresa. Che spesso viene appunto appiattito con, diciamo, con delle classificazioni generali, ma è anche molto diverso, perché abbiamo multinazionali, internazionali, abbiamo aziende familiari più piccole. Tutte quante hanno delle metodologie, dei meccanismi e delle necessità differenti quando si parla del lavoro di cui hanno bisogno. Però questo allora lo possiamo declinare anche sull'altro grande tema che è il PNRR, dove siamo stati chiamati appunto al, diciamo così, a guardare a delle riforme, a metterle in campo con un certo tempo, e però siamo... Il PNRR è super interessante perché appunto per una volta, anche proprio per la tipologia di fondi di piano che era stato disegnato, ovvero fino al 2026, l'Italia era stata chiamata, l'Italia come altri paesi europei, noi non siamo isolati sul PNRR, l'Italia era stata chiamata a investire, a fare un piano fino al 2026 quinquennale e ci siamo resi conto che è difficilissimo guardare su questo tipo, diciamo, di stanza. E quindi ora ci ritroviamo Ora però come ci ritroviamo? Ci ritroviamo a purtroppo a ricalcolare all'ultimo minuto che cosa è fattibile e che cosa no. Probabilmente la maggior parte del piano sarà comunque fattibile con una serie, diciamo, però siamo di già in ritardo, perché noi siamo nella fase ricalcolo quando in realtà dovremmo essere nella fase già taglio del nastro, no? Esecutiva. L'Italia è in ritardo, sono in ritardo anche altri paesi, l'Italia è in ritardo sicuramente, ci saranno dei cambiamenti da fare, sono cambiate le condizioni, non è una questione, diciamo, neanche di responsabilità politica, c'è molto il governo che c'era prima, il governo prima, il governo dopo, siamo in ritardo. No, siamo in ritardo perché sono state date delle scadenze che non sono verosimili per la realizzazione delle grandi opere. Dobbiamo essere onesti, noi abbiamo un problema. Però lo sapevamo. Da sempre. Beh, lo sapevamo perché in Italia abbiamo un problema atavico nella realizzazione delle grandi opere che richiedono dei tempi molto lunghi. Come possiamo immaginare che entro il 2026 rendiamo esecutivi e terminiamo dei cantieri con delle opere come per esempio l'alta velocità, come delle infrastrutture che richiedono anni di programmazione? Il primo tema è legato ai tempi, quindi dobbiamo chiedere delle tempistiche che siano dilazionate. Ma il secondo tema è però legato anche a determinati progetti. Abbiamo visto i casi eclatanti degli stadi di Venezia e Firenze, ma poi se ci andiamo a scorrere le carte ci sono dei progetti che sono stati proposti per aver fatto forse le cose troppo in fretta e per aver delegato troppo agli enti locali. Perché la realtà dei fatti è che se si parla con tanti amministratori locali, con tanti sindaci, vi verrà detto che avevano delle tempistiche molto brevi, pochi mesi, senza avere all'interno dei comuni i tecnici o le persone preparate per realizzare dei progetti così importanti, e quindi molti dei progetti che sono stati presentati dagli enti locali sono dei progetti che nella migliore delle ipotesi diciamo non servono, nella peggiore delle ipotesi sono stati tirati fuori dai cassetti dei progetti anche di qualche anno fa. Quindi una scelta credo di responsabilità, e il ministro Fitto mi pare che stia andando in questa direzione, è chiedere all'Europa che ci siano dei tempi più lunghi e cercare di rivedere determinati progetti che sono dei progetti che forse non servono alla crescita, anche perché non ci dimentichiamo, è stato detto ma è sempre bene ribadirlo e ripeterlo, che la maggior parte di queste risorse, i due terzi di queste risorse, sono delle risorse a prestito, con tassi agevolati, con tassi che rispetto al mercato attuale sicuramente sono favorevoli per l'Italia, ma in ogni caso quando si fa un prestito è bene che questo prestito, se lo insegna al mercato imprenditoriale, generi ricchezza, generi crescita. Se noi prendiamo ulteriore prestito e risorse dall'Europa, aumentando quindi il nostro debito pubblico, e poi ci ritroviamo tra qualche anno ad aver fatto dei progetti che non ci hanno generato crescita e non hanno generato occupazione, credo che non sia una cosa positiva. Quindi andiamo a rivedere determinati progetti e soprattutto chiediamo delle tempistiche che siano delle tempistiche in linea con quello che è il nostro paese sulle infrastrutture. Concludo dicendo che non ci dobbiamo dimenticare, a proposito di fondi europei, che cosa è accaduto negli ultimi 10-20 anni su parte di questi fondi europei ordinari, ovvero il fatto che in particolare al sud, ma non solo, molti di questi fondi non sono stati spesi, li abbiamo ridati indietro all'Europa perché non avevamo le capacità di spesa. Col PNRR rischiamo di fare la stessa cosa, quindi bene il PNRR ma con grano salis.
Allora, Pedulà, l'altro grande tema è naturalmente quello del reddito di cittadinanza, che però peraltro questa maggioranza aveva già annunciato in campagna elettorale di voler rivedere, così ha fatto. Giorgetti, lo abbiamo sentito all'inizio, ha illustrato, diciamo così, parte dei provvedimenti dicendo anche e gli altri, invitiamo gli altri a darsi una mossa, no? Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Ma cerchiamo di capire se le persone non occupabili verranno comunque sostenute, così come leggiamo o comunque abbiamo capito da questo decreto, e gli altri invece verranno reinseriti nel lavoro o comunque aiutati a cercare un lavoro. Perché non va bene questa rivisitazione del reddito di cittadinanza che comunque verrà tolto ad alcuni? Andiamo per flash. Vogliamo ancora credere alle promesse o vogliamo guardare in faccia la realtà? Hai notato come si parla del reddito di cittadinanza in termini di superamento, di miglioramento, di evoluzione del reddito di cittadinanza? Tutti termini per dire che lo strumento è stato largamente smontato, che la somma che effettivamente arriverà in mano alle persone che non hanno un lavoro, non hanno reddito, hanno assoluta difficoltà, come dire, alla sopravvivenza, saranno assottigliate e rese sempre più misere. Su questo, tra l'altro, nessuno sta sottolineando che il provvedimento, così come era stato promesso in campagna elettorale e ribadito dal governo, doveva portare a dei corsi di formazione proprio per aiutare l'inserimento di chi è occupabile, per usare questo termine, ma di questi corsi di formazione non si è vista traccia. Allora, per rispondere un po' per flash alle varie cose che si sono detti. Giubilei, che ci dice che i voucher sono l'alternativa al lavoro nero, io rispondo che l'alternativa al lavoro nero è il lavoro regolare. Non è, come dire, immettere elementi di precarietà in un paese dove la precarietà è già fortissima. Il PNRR non è in ritardo per volontà dello Spirito Santo. Quando il presidente del Consiglio dell'epoca che portò il PNRR, Giuseppe Conte, si apprestava a disegnare lo strumento, fu, come dire, deposto proprio in quei giorni e arrivò Draghi, aveva previsto Conte una sorta di cabina di regia con oltre 300 manager che avrebbero dovuto mettere insieme i progetti e quindi far partire i cantieri, dare una direzione di strategia economica e industriale a questo paese, che è uno dei grandi problemi del nostro arretramento economico. Ecco, arrivò Draghi, tolse quel modello e portò, come dire, al MEF, al Ministero dell'Economia, la programmazione del PNRR. Poi arriva la Meloni. Cosa fa la Meloni? Smonta ulteriormente questa governance e ha avvocato a sé. Parlo di cose che tutti sanno, cose, come dire, facilmente riscontrabili. Ha avvocato a Palazzo Chigi la gestione dei fondi del PNRR. Allora, questi cambi di governance, questa schizofrenia nell'utilizzare questa grande opportunità hanno fatto in modo che oggi, anziché tagliare il nastro, stiamo a chiedere all'Europa di allungare i termini e quindi sostanzialmente di darci meno soldi, perché se tu spalmi soldi in un periodo più lungo stai diminuendo la forza anche finanziaria che questi soldi, è stato ricordato giustamente, anche a debito, avrebbero potuto avere attivando virtualmente, in modo virtuoso, l'economia, le imprese e tutta l'economia. Finisco con una cosa sola: nessuno creda oggi voglia fare una contrapposizione tra lavoratori e imprese. Lavoratori e imprese stanno dalla stessa parte. Il tema è che le imprese si dividono in imprese virtuose, quelle cioè che hanno a cuore i propri dipendenti, e che non sono quelle che chiedono strumenti di ulteriore flessibilità e precarietà, anzi hanno accompagnato con soddisfazione una delle cose previste nel decreto lavoro della Meloni, cioè è stato alzato la soglia fino a 3.000 euro per i fringe benefit, cioè per una forma di premio ai lavoratori. Le imprese si dividono in imprese che hanno a cuore i propri dipendenti e imprese che invece li sfruttano, i loro dipendenti, e questo tema dello sfruttamento, della precarietà, ribadisco, in questo decreto
decreto è stato completamente ignorato. Credo sia uno dei grandi limiti di questa manovra, a parte il fatto che con la matematica evidentemente la Meloni ha qualche problema, perché altro che 100 euro, quando i lavoratori vedranno 15 euro, 20 euro in più in busta paga, si faranno una risata. Vedevo Ruggeri essere d'accordo su alcuni passaggi. Sì, quello che ricordava Gaetano Pedullà riguarda il, diciamo, il passaggio dei 300 manager, beh, quello venne bocciato non da Draghi. Lo schema pensato da Conte sui 300 manager venne bocciato dal Movimento 5 Stelle perché, come dire, a parte della dirigenza del Movimento 5 Stelle non andava per niente bene che quella, diciamo, grossa occasione, anche politica, perché no, venisse gestita da altri. Poi, insomma, se adesso Draghi gli si può contestare quello che vogliamo, ma non rimpiango il fatto che non abbia messo le mani sul PNR Danilo Toninelli, okay, o Paola Taverna, quindi so, diciamo che tutto sommato preferisco il modello Draghi. Ma detto ciò, ma credo che lo preferisca chiunque, debba restituire, come ricordava Giubilei, parte di quei soldi, perché alcuni sono a fondo perduto e altri invece vanno restituiti sia pure a tassi di interesse agevolati. Quanto riguarda il voucher, voglio fare un esempio concreto, banale, perché così chi è a casa forse capisce la differenza tra quello che ci stiamo dicendo in studio, altrimenti se no sembra un convegno tra di noi e non interessa forse a nessuno. Se io ho un ristorante a San Benedetto del Tronto e ho un picco, diciamo, di clienti che dura N giorni, non posso obiettivamente mettere sotto contratto a tempo indeterminato un cameriere. Allora l'alternativa è quella di cui parlava Francesco Giubilei prima. Concretamente, lo prendo a nero e lo pago, diciamo così, in contanti, oppure vado in tabaccheria, compro il voucher, pago lo stipendio che lui deve prendere e i contributi, perché sono peraltro anche quelli i contributi del voucher. Ditemi voi, questa è l'alternativa nella vita reale di chi ci segue a casa? Il problema è che noi abbiamo visto l'abuso quando c'è stato sui voucher. Giusto, giusto anche quello diceva Gaetano Pedullà, cioè che ci sono alcune imprese che se ne approfittano, nessuno dice il contrario, ma c'è la responsabilità. Allora, io, facciamo tutti più o meno i giornalisti. Benissimo, andiamo fuori dagli ispettorati del lavoro a vedere se la gente lavora. Perché non è possibile che tu dici, ah, ma in Puglia è pieno di capo. Benissimo, ma l'ispettorato del lavoro che fa? Mancano se il gatto non prende il topo, non è sempre solo perché il topo è più bravo del gatto. Diciamo che la su questa metafora, ci arriviamo tutti. Un'ultima cosa, Valentina Furlanetto, se è d'accordo che comunque nel nostro paese esiste un tema che va sotto la parola controllo e vigilanza, perché guardate che gli anni passano ma alla fine noi torniamo sempre agli stessi discorsi, agli stessi strumenti, perché il dibattito sui voucher noi lo abbiamo già fatto e lo abbiamo già visto. Sì, l'abbiamo già fatto, ci sono stati anche degli studi, ricordo uno del professor Garibaldi che aveva analizzato gli effetti dei voucher dal 2014 al 2017 quando erano in uso e aveva dimostrato con i dati che erano stati purtroppo usati in maniera distorta favorendo il lavoro nero. Nessuno ce l'ha con i voucher di per sé, però questo è un dato di fatto, per questo poi era stata abbassata la soglia a 10.000 euro, adesso è stata alzata a 15.000 euro. Volevo tornare, se mi permetti, ai discorsi che avete fatto prima perché non ho risposto. Evidentemente il direttore Ruggeri vive in un altro mondo, certo. Perché tutti gli insediamenti di Foggia, parlo delle baraccopoli dove i braccianti poi vanno nei campi, ma non soltanto, Rosarno, Saluzzo a nord, e non sono solo inchieste, perché io ho parlato con questi lavoratori e anche con le aziende del comparto della lavorazione della carne, i cantieri navali, addirittura le RSA e gli ospedali dove viene usato il subappalto adesso per far entrare OS o infermieri in subappalto pagati meno dei colleghi in corsia, e questo ha delle ripercussioni anche per la nostra salute, no? Visto che la flessibilità diciamo abbassa il costo del lavoro, ma non è sempre ottimale per chi fruisce, in questo caso per i pazienti. Allora, in tutti questi casi, io non so se lui non vede queste cose, no. Però non si tratta di inchieste, si tratta di dati di fatto. Faccio un esempio semplice. C'è stata una protesta, anche per parlare delle aziende, no? Si è detto la contrapposizione. C'è stata la protesta degli agricoltori, quindi titolari di azienda, in Puglia due anni fa, che coltivano la ciliegia ferrovia, che viene pagata loro 1 euro al chilo e poi finisce sul banco della frutta e della verdura in vendita della GDO, quindi la grande distribuzione organizzata, a 10 euro al chilo. Allora, in quel caso le aziende sono sane.
e per stare dietro a questa catena della filiera che le porta poi sul banco della frutta e della verdura a 10 euro, devono schiacciare l'unica cosa che possono schiacciare e quindi la manodopera. Le aziende sono virtuose, ma quelle virtuose sono schiacciate dalla concorrenza sleale di quelle non virtuose. Questo è il problema, è un problema anche per le aziende. Allora, scusate un attimo, siccome è un tassativo, Valentina, se ti puoi fermare un momento anche dopo la pubblicità, così Ruggeri ti risponde tra poco. Allora, Andrea Ruggeri doveva rispondere a Valentina Furlanetto. No, io volevo dire che la cosa su cui non sono d'accordo è che quando uno parla in termini generici di questi, che sono sicuramente degli abusi che esistono nel profondo della carne viva della società civile italiana, però secondo me deve cominciare a dare delle dimensioni, cioè delle proporzioni. Io non credo che, sembrava raccontata come se fosse la regola, io non credo che sia la regola, credo che siano numerose, se vogliamo, ma eccezioni. E questo contesto io, perché altrimenti chi è a casa si fa l'idea che un subappalto sia necessariamente una cosa che sfiora l'illecito, che se si lavora al sud necessariamente lo si debba fare a nero. Dopodiché è tautologico che ci possono essere tutti gli studi del professor Garibaldi di turno. Ripeto, io ho fatto un esempio concreto a cui si può rispondere. Datore di lavoro che deve prendere un picco stagionale o occasionale di lavoro un dipendente, lo può fare a nero o col voucher. Come si fa a dire che il voucher oggettivamente, tautologicamente inviti a lavoro nero? Il voucher è appunto il gatto col topo. Tu col voucher contieni, non elimini, contieni il lavoro nero. Dopodiché, per combattere il lavoro nero, serve che gli ispettorati sul lavoro si sguinzaglino con molta ferocia sul territorio italiano. E allora dico, noi giornalisti magari premiamo su di loro in modo tale che lo facciano di più, ma è l'unica cosa che possiamo fare, dopodiché resta la competenza al Ministero del Lavoro sugli ispettorati. Quindi insomma, però ci stiamo nelle proporzioni, perché se no sembra che sia tutto nero, quando tutto nero non è. Valentina? Sì, bisognerebbe dare più fondi all'ispettorato sul lavoro, certo. Non tagliare l'ispettorato sul lavoro. Quindi insomma si deve sempre decidere dove mettere i soldi, dove mettere i fondi. Non è vero che non è una cosa molto diffusa, è diffusissima. E la flessibilità, per quanto positiva, in certi casi può essere negativa non solo per il lavoratore, ma ho fatto l'esempio di prima degli infermieri e degli OS in corsia. Lei si farebbe curare da un infermiere che prima è stato in ortopedia e poi viene da lei in cardiologia? Sì, tranquillamente, se fa infermiere. Ci rendiamo sì. conto di in che mani ci mettiamo. Ci sono dei settori, ad esempio questo, nei quali si sta ampliando l'uso e l'abuso del subappalto. Il subappalto, inoltre, consente, come ho detto prima, di abbassare i diritti dei lavoratori. A quel punto vengono presi molti lavoratori stranieri disponibili a tutto e i lavoratori italiani si arrabbiano giustamente. È quello che è successo con i cantieri navali a Monfalcone e nella zona in cui, anche ad Ancona ad esempio, dove i cantierini italiani non possono più lavorare perché con stipendi di 1000 euro, di 700 euro, perché questi sono gli stipendi che vengono fatti dalle false cooperative, gli italiani non sono più disponibili a lavorare e hanno ragione, ma perché? Non è colpa degli stranieri che fanno quei lavori, è colpa del fatto che sono stati abbassati i diritti. Se invece venisse applicato anche agli stranieri un contratto dalla casa madre e non dalla società di subappalto, forse potrebbero concorrere anche gli italiani. Quindi non mettiamo in contrapposizione le aziende e i lavoratori. Le aziende virtuose subiscono la concorrenza sleale di chi opera in questa maniera. Quindi questo è importante anche per le aziende, certo, per la sanità del nostro sistema economico. Ma nella sua opinione, fatto 10 il numero totale delle imprese italiane, questo 2000 lavoratori in subappalto a Fincantieri su 3000. Quindi secondo lei, facendo questa è la data. Secondo lei il 66% del mercato del lavoro italiano è sostanzialmente sotto la soglia dello sfruttamento. No, mi è stata fatta una domanda sullo sfruttamento. Io ho detto uno dei pilastri dello sfruttamento che non viene smontato da questo, neanche dai precedenti governi, sia chiaro, ma neppure da questo governo, è il subappalto, che anzi viene incentivato col subappalto a cascata con il codice degli appalti di un mese fa circa, che è stato approvato. E non sto dicendo che è per
ovviamente non è il 60%, ma è un grosso problema. Non è un problema da poco quando si parla di sfruttamento e anche di giovani. Perché ricordiamoci che molti giovani, ad esempio rider, lavorano non solo come rider, ma molto spesso in subappalto con altri rider a cui viene dato l'account di base, perché devono essere disponibili 24 ore su 24. Chi è disponibile 24 ore su 24? Nessuno. Quindi 12 ore uno e 12 ore l'altro, sul quale viene pagata una piccola tassa. Questi meccanismi intaccano anche i nostri giovani. Quindi quando si parla di denatalità, tornando al punto di prima, questo è un tema, no? Il fatto di voler stabilizzare o meno le coppie giovani, perché vanno bene tutte le misure, il taglio del cuneo fiscale è una cosa fantastica di cui parliamo da anni, però bisogna vedere cosa vogliamo. Vogliamo dare una mancia, vogliamo dare un bonus o vogliamo stabilizzare i giovani e le donne per, ad esempio, incentivare la denatalità? È chiaro, però è chiaro. Non è che voglio fare l'avvocato difensore di Fincantieri, però stiamo mettendo sul banco l'imputato un'eccellenza italiana, perché Fincantieri è una eccellenza non solo italiana a livello nazionale, fatta anche da molti lavoratori del Bangladesh che vengono dal Bangladesh per lavorare. C'è un'inchiesta della Procura di Venezia, vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire. Esatto, vedremo come andrà a finire l'inchiesta. Però qua è un'ora che stiamo mettendo sul banco degli imputati una grande azienda, che è un po' come si ricorda quando venne fatta l'inchiesta per le presunte tangenti dell'Eni in Nigeria, cosa assurda che nessun paese europeo, i francesi non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Andiamo a colpire. Guardi, io non ho parlato solo di Fincantieri, ho parlato di un'inchiesta che non sappiamo come finirà. Stiamo attenti. Quando mi è stato chiesto di che dimensioni la dimensione italiana come Fincantieri, poi magari nel caso specifico valuteremo. Anche essere dimostrato dall'inchiesta che sono tutti in regola, però sono 2.000 subappalti su 3.000. No, ha detto che potrebbe essere anche dimostrato che sono tutti in regola. Esatto, quindi. Ecco, allora, però questo ci aiuta. Sono tutti in regola fino a prova contraria, attendiamo che lo dimostriamo come Venezia, perché questo ci porta all'altro grande tema che volevo affrontare oggi, che comunque è un tema che è nel DNA del riformista, che è quello della giustizia, dell'informazione con la giustizia. La prima separazione delle carriere da fare, quella tra stampa e magistrati. A proposito di separazione delle carriere, che fine ha fatto Nordio? Ecco, infatti questo è uno degli elementi, questo è il grande, quesito di queste settimane. È uno degli elementi, eppure ci si contava molto, diciamo. Beh, così è uno degli elementi di, diciamo, di pressione che il riformista vuole operare appunto sul governo. Tu hai Nordio, sostanzialmente ai Maradona, e non basta che stia a palleggiare a bordocampo, noi vogliamo appunto il gesto tecnico importante che ci fa vincere finalmente una partita che è in bilico da 20 anni. Questo paese, insomma, adesso non lo dico io perché varrebbe poco, è sotto gli occhi di tutti, ha un rapporto tra certa stampa, certa magistratura e certa politica che è malato da tempo e produce vittime, morti e feriti. L'ultimo appunto la trattativa Stato-mafia, che ci è stata venduta come una verità apoditticamente già comprovata, e poi la prova dei fatti in tribunale si è sgonfiata come un palloncino bucato da un bambino. Quindi il riformista su questo non abbasserà mai la guardia e sarà sempre dalla parte di quello di cui tutti si riempiono la bocca ma che poi non applicano, l'articolo 27 della Costituzione. Per questo a me, diciamo, non commuove quando si citano le inchieste delle procure, perché l'inchiesta della procura è zero finché non arriva però a essere dimostrato. Però restiamo sulla giustizia, perché in particolare, insomma, questa trasmissione si occupa da diverso tempo di carcere minorile, dei ragazzi che sono in carcere e che, almeno io ritengo, non dovrebbero stare in carcere, ma quantomeno in comunità, comunque delle comunità fatte ad hoc, con dei percorsi ad hoc per loro. Sono circa 3.000 in Italia. Tra l'altro Nordio aveva detto che avrebbe fatto un tavolo per il disagio giovanile, aveva parlato di comunità anche lui. L'altro giorno invece ho sentito parlare di caserme da, diciamo così, in disuso, che potrebbero diventare dei luoghi, ma anche quelli non sono esattamente, diciamo, ciò che aveva detto all'inizio. Ma appunto ci chiediamo che cosa ne sarà di Nordio. 3.000 comunità in tutta Italia. Raffaella Di Rosa è andata nei pressi di Como a trovare alcuni ragazzi che hanno vissuto questa esperienza. Sono Moab, ho 19 anni appena compiuti e vivo in comunità da circa 4 anni e mezzo. Io mi chiamo Roberta, sono andata in un'altra comunità e questo percorso è durato 4 anni e 8 mesi. Ho dovuto dar fiducia agli educatori
Io mi chiamo Sid Diallo, sono venuto qua dal 2016, sono passato in comunità perché ne avevo bisogno. E sopra c'è il nostro impero, diciamo, la nostra casa dove viviamo. L'impero di Momo per gli ultimi 4 anni della sua vita è stata la comunità educativa per minori Progetto Sociale di Fino Mornasco, provincia di Como. Qui ha cercato di ricrearsi una famiglia dopo aver deciso lui di lasciare la sua, i genitori sono tornati in Egitto, ma non è stato sempre facile. All'inizio è un po' difficile, perché appunto non conosci chi è questo estraneo che non conosco, non lo so. Poi man mano che si creano i rapporti dici, questo è il mio tutore, questo è, tra molte virgolette, il mio genitore. La comunità non era il posto migliore in cui si potesse andare, perché quando avevo 14 anni che sono venuto in comunità pensavo fosse un carcere, però preferivo andare in carcere, cioè preferivo salvare la mia mente da quell'ambiente in cui non mi trovavo molto bene. Ognuno di noi ha avuto un'ingiustizia o qualcosa nella sua vita che non è andato bene e quindi ci siamo stretti la mano a vicenda, ci siamo dati tutti una mano per poter superare questi ostacoli che per disgrazia, per sfiga, per qualsiasi cosa abbiamo avuto nel percorso della nostra vita. Accettare di essere lì, cioè il fatto che comunque ero lontana dalla mia famiglia con persone che comunque non appartenevano a me, che però col tempo poi sono diventate la mia più grande famiglia. E però sono state difficili anche tante regole, il fatto che comunque abitare in famiglia è in un modo e abitare con altre persone è tutt'altro. I ragazzi quando arrivano sono spaventati, arrabbiati, molto delusi dagli adulti, incapaci di magari sostenere le regole della comunità che per fortuna o purtroppo dal loro punto di vista ci devono essere per poter vivere insieme. In Italia le comunità per minori sono 3.605, 23.122 ragazzi e ragazze, il 40% sono stranieri, dei quali il 24% minori non accompagnati. Nel 2023 sono sbarcati 1.965 minori soli, senza le loro famiglie, il numero è triplicato rispetto all'anno scorso. Anche Sidi è stato, 8 anni fa, dopo un viaggio dalla Guinea lungo 1 anno e mezzo, uno di loro. Io volevo andare in Francia e poi in Svizzera non mi hanno lasciato passare, mi hanno bloccato lì, poi dopo è arrivato i carabinieri tutto, mi hanno messo tipo in un centro di, eravamo lì sui lettini così, tipo sotto sopra così, che eravamo in tanti, poi dopo ci hanno trasferiti nelle chiese così, come dividono le persone, e sono rimasto lì circa una settimana, poi la Pini ha chiamato e poi sono passato da lei. E com'è andata? Per me mi ha servito molto, perché se no magari non capivo niente, che nel senso, cosa devo fare, a quel momento lì volevo giocare a calcio o andare a scuola o fare qualcosa di importante. All'inizio ero una persona molto chiusa, col tempo poi con le riflessioni da parte degli educatori ho iniziato ad aprirmi molto e questo mi ha reso davvero un'altra persona. Adesso dal 2018 abbiamo una richiesta di inserimento di minori stranieri, diciamo quotidiana, 2 o 3 quotidianamente. Sono quasi tutti maschi e 14, 15, 16 anni. Cos'è che senti che i ragazzi come te negato? È un po' più di visibilità, un po' più di sostegno dalle persone più grandi di me, che devono sapere che esistiamo anche noi, c'è anche la comunità, c'è un ragazzo che ha avuto delle disgrazie nella sua vita, che esiste anche lui, non è tutto rose e fiori, che tutti i ragazzi sono a casa con la propria famiglia contenti. Allora, più visibilità, più sostegno, esistiamo anche noi, dice questo ragazzo. Chiara, poi andiamo in pubblicità e ti saluto. That's politica, ma su alcuni temi noi siamo qui che ne parliamo, va bene, da 30 anni, come nel caso della riforma della giustizia. Ma è così difficile fare anche delle cose? I numeri dei ragazzi negli istituti penitenziari in Italia non è un numero eccessivo. Parliamo veramente di un numero ridotto, eppure noi non riusciamo a prendere questi ragazzi e a collocarli tutti nelle comunità. Mi viene in mente banalmente che poi alcuni luoghi come gli istituti penitenziari forse
debbano restare aperti per altri motivi. C'è un capitolo del tuo libro, Come si perde una causa senza aver mai visto il giudice. La lentezza della giustizia in Italia è famosa quasi quanto l'instabilità dei suoi governi. È per questo che noi non riusciamo mai, diciamo, a avere, questa sì, una riforma epocale sulla giustizia, per un problema di instabilità dei governi? Il vero problema della giustizia in Italia, il vero, ce ne sono tanti e io non ho neanche le competenze per parlarne, però il problema che sottolineo nel libro e che riscontro in tantissime realtà è che usiamo la giustizia come una via di uscita per tantissime questioni che sono disaccordo politico, sono mancanza di una legge o di un regolamento che permetta di risolvere una pratica, dalla multa a come funzionano le adozioni, a tantissimi temi molto molto differenti, all'evasione fiscale. Qualsiasi sia il problema in Italia, noi andiamo in tribunale. E questo è un po' culturale, un po' forse anche pratica e consolidata, e anche un modo della classe politica per evitare poi di prendere delle decisioni, e fare delle leggi che rendano qualcuno contento, qualcuno scontento. E questo rende oberatissimo il sistema, perché poi può piacere o non può piacere, se ogni causa civile e penale a 3 gradi di giudizio ha dei tempi tecnici che noi spesso infiniti. Non conosciamo, però bisogna aspettare dopo ogni sentenza tantissimi giorni, 30, 60, affinché quella sentenza vada in giudicato, poi deve essere notificata in un certo modo, che deve essere tutto quanto su carta, non è digitalizzato. Moltiplicato questo per le multe su cui si è fatto appello, il caso di evasione fiscale su cui si è fatto appello, il caso di adozione è rimasto bloccato, ecco, diventa un sistema ingestibile anche dal punto di vista dei costi. So che qualcuno ha un tema molto caro rispetto alla spesa pubblica in Italia. Di certo la giustizia, riformare la giustizia, renderla non solo più fluida ma anche non il veicolo di risoluzione di tantissime questioni che non c'entrano nulla con la giustizia, sicuramente aiuterebbe a tagliare la spesa pubblica in Italia. Assolutamente sì. Allora, grazie a Chiara Albanese, andiamo in pubblicità, grazie anche a Valentina Furlanetto. Noi torniamo a parlare proprio di questo, anche dei vari poteri del sistema informazione legato a quello della giustizia, e insomma tra poco ne riparleremo ancora. Questa è la storia di come in Italia, all'inizio degli anni 80 del Novecento, molto prima dei social network, nacque e si sviluppò una teoria del complotto. Di come a dare credito a questa teoria non furono personaggi eccentrici e anticonformisti con l'ossessione della cospirazione, ma i media e importanti esponenti delle istituzioni. È una storia di giornali, di politici, di servizi segreti, di tribunali, di vittime di assassini, di blocchi contrapposti della guerra fredda, di misteri che non lo erano e di verità inaccettabili. Di come per molti, come in un romanzo d'appendice, tutto portasse a credere che dietro a tutto, ci fosse una figura potentissima e imprendibile che segretamente muoveva i fili della storia come un burattinaio. Io mi chiamo Alessandro Parodi e questo è un podcast del Post che si chiama Il Grande Vecchio. Allora, buongiorno Alessandro Parodi con buongiorno. Il Grande Vecchio, che io vi consiglio davvero di ascoltare, perché è un viaggio attraverso la storia del nostro paese ed è un viaggio anche attraverso le parole, vero Alessandro? Il Grande Vecchio, ma anche la caccia all'uomo. Sì, e anche una storia di carta, io l'ho voluta chiamare così perché è una storia che ha molto a che fare con i giornali. Perché è una storia che inizia negli anni Ottanta, primissimi anni Ottanta, e arriva praticamente fino ai giorni nostri. Ed è una storia che, seppur è nata attraverso le parole di un politico, la definizione è stata data del Grande Vecchio per primo da Bettino Craxi nell'aprile del 1980, è una storia che ha avuto questo successo, se così possiamo chiamarlo, soprattutto grazie ai giornali che hanno iniziato e portato avanti questa caccia all'uomo, assieme naturalmente ai altri politici, non soltanto Craxi, altri esponenti importanti delle istituzioni di allora e dei decenni passati, attraverso le inchieste della magistratura, di una parte della magistratura, però soprattutto sono stati i giornali che in qualche modo
hanno cavalcato questa idea che ci fosse questo personaggio oscuro e misterioso, questo grande burattinaio dietro al terrorismo di sinistra italiano, perché è di quello che parliamo. È la storia di come i giornali 40 anni fa raccontavano il mondo attraverso, appunto, poi lo scoprirete ascoltando questo podcast che è davvero interessante, attraverso alcuni passaggi precisi. Che cosa è cambiato oggi? È cambiato soprattutto la situazione emergenziale di allora che riguarda il terrorismo, che per fortuna oggi non c'è più, e che quindi le cose di cui ci dobbiamo occupare, ascoltavo prima, parlavamo di voucher, una cosa è scrivere di voucher, parlare di voucher, argomento serissimo, un altro è vivere una realtà dove praticamente ogni giorno c'erano persone uccise per motivi politici, e questo era dava anche un senso di difficoltà nel trovare soluzioni reali e responsabilità reali, soprattutto negli anni subito dopo il rapimento, l'uccisione di Aldo Moro. E oggi, se possiamo trovare un parallelo, è quello tra il racconto che si fa dei processi, delle indagini, e quello che si faceva allora. Nel senso, mi spiego meglio, uno dei grossi problemi del racconto del grande vecchio sui giornali è quello che le notizie vengono date subito con le accuse riferite a singoli personaggi, che chi ascolterà il podcast potrà capire meglio, senza verifiche. Poi, col passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, a volte gli stessi giornalisti scoprono che queste accuse erano infondate, però settimane dopo, giorni dopo, mesi dopo, ormai queste accuse si sono sedimentate. Esatto. Nell'opinione pubblica, a volte addirittura nell'immaginario collettivo, possiamo dire. Vero. Pedullà, la vedi tu questa responsabilità dell'informazione in questi racconti di allora ma anche di oggi? Perché è innegabile, insomma, che in 40 anni fa, per quanto riguarda il podcast Il Grande Vecchio, ma negli anni più vicini a noi c'è stato indubbiamente un partito politico, un movimento, il Movimento 5 Stelle, che sulle basi di onestà in qualche modo è intervenuto in questo senso. L'onestà credo sia un valore positivo, su questo possiamo essere, sì, almeno tutti. Sì, ma appartiene a tutti, non a un movimento che decide chi è onesto e chi non lo è. Appartiene a tutte le persone. Hai ragione, appartiene a tutte le persone oneste. Io vorrei, come dire, segnalare che siamo, dobbiamo, come dire, prenderne atto agli albori di un nuovo genere letterario mediatico, per utilizzare le parole usate poco fa da Ruggeri. Questo genere letterario è sostanzialmente la riscrittura di una serie di fatti. In questo momento l'attenzione è centrata sul processo Trattativa, ma potremmo parlare anche del processo Savoini, Lega, rapporti con la Russia. Il tema è quello di riscrivere questi fatti in modo, come dire, diverso da come dovrebbe fare un buon giornalismo. Un buon giornalismo ha raccontato negli ultimi 15 anni il processo Trattativa perché c'erano dei fatti, c'era una sentenza di primo grado che condannava una serie di personaggi dello Stato, Mori, Subranni, De Donno, ecco, sappiamo. E in questi anni c'è stata l'evoluzione processuale. Il giornalismo deve raccontare come si sta evolvendo questo fatto, un processo a queste cose. Dopodiché arriva adesso la sentenza di Cassazione che dice che questi personaggi non hanno commesso il fatto. Noi conosciamo il dispositivo, non conosciamo ancora le motivazioni, ma chi volesse, come dire, farsi un'idea, ad esempio sulla notizia, sabato c'era un articolo lungo di un nostro collaboratore, Luigi De Magistris, è stato un magistrato, segnalano una serie di cose su quali il giornalismo deve porsi la domanda. La stagione stragista, quella cioè degli attentati in giro per l'Italia, è finita perché la mafia ha terminato il tritolo?
Oppure è successo qualcosa per cui a un certo punto quell'azione così determinata, così sanguinaria, improvvisamente si blocca? Questo è quello che un buon giornalismo deve fare, supportando anche le inchieste della magistratura. Mentre ci sono le inchieste della magistratura raccontando, un buon giornalismo non deve, come dire, raccontare i fatti in modo distorto. Dire ad esempio che la trattativa non c'è mai stata, come è stato detto poco fa, come dicono, sentivo delle trasmissioni in Rai, a Mediaset soprattutto, non è successo niente. Questo non è vero, perché anche la sentenza di secondo grado, l'unica che conosciamo, la più vicina a noi che conosciamo, perché le motivazioni della Cassazione non ci sono ancora, anche la sentenza di secondo grado che assolve dice che, attenzione, quella trattativa c'è stata. Il punto è se ha costituito il reato, se i magistrati ritengono che quello sia stato un reato o meno. E qui ci ricolleghiamo al tema di prima, cioè il potere sostitutivo della magistratura, perché una politica che spesso non norma correttamente le cose, oppure che fa dello scontro tra partiti l'elemento, come dire, centrale, delega alla magistratura il compito di mettere una parola finale su tante questioni e affida così al magistrato il compito di decidere spesso arbitrariamente e di valutare arbitrariamente o senza elementi, come dire, oggettivi i fatti. Questo è quello che pone anche la nostra magistratura di fronte ai cittadini in modo, come dire, poco credibile, perché aspetta. Il tema della credibilità della magistratura si interseca con tutte queste cose. E tutto questo però lo decidiamo noi che facciamo questo mestiere? No, questo è il punto. Che i processi servono a questo. Poi è ovvio che la stampa debba raccontare i processi, però non acriticamente, perché oggi la genesi di molte chiassosissime e dannosissime per le reputazioni di molte persone inchieste nascono perché appoggiate acriticamente da una parte della stampa. Una parte della stampa che fa l'ufficio stampa di alcune procure molto esibizioniste, che sorreggono all'inizio inchieste che poi, siccome sono forti sui giornali ma molto deboli nei tribunali, laddove l'unica cosa che conta sono le prove di quello che si afferma, finiscono in nulla. Però nel frattempo hanno travolto vite, famiglie, imprese, dipendenti delle imprese, carriere. C'è soltanto una persona a oggi in Italia che, se maciulla le vite altrui, ne esce senza nemmeno un graffio: il PM, che in quel caso sbaglia. E allora io dico che onestamente va bene raccontare i processi, ma magari in maniera un po' più critica, ponendosi un po' più di dubbi. Oggi noi che cosa facciamo sul Riformista? Diciamo semplicemente che la Cassazione riconosce quello, rigettando il ricorso della Procura, quello che era stato deciso nel merito della sentenza d'appello, che dice che quella non era una trattativa, era attività investigativa. Allora, quella gente che ha vissuto sul crinale, sul filo del rasoio, rischiando la propria vita, rappresentando lo Stato e facendo il proprio lavoro bene, perché poi ci sono stati esiti investigativi importanti che hanno contribuito anche a chiudere la stagione di cui parlava Gaetano adesso, allora a quelle persone lì qualcuno dovrebbe chiedere scusa. A me piacerebbe moltissimo che tutte le persone che hanno partecipato a quello che è stato un circo mediatico assolutamente letterario e giudiziario, e che peraltro non riguarda solo la trattativa, perché vorrei parlare per ore, ma abbiamo finito il tempo, di Silvio Berlusconi negli ultimi anni e di molti altri, mi piacerebbe vedere qualcuno di quei grandi protagonisti di quelle vicende alzarsi in piedi, perché no, oggi facciamo noi appunto sul Riformista, attribuiamo un finto intervento a Scarpinato, che è stato un importante magistrato di Palermo, e dice: signori, abbiamo creduto in un teorema di Scarpinato che non ascolterete mai. Abbiamo creduto in un teorema sbagliato, eravamo magari, perché no, anche in buona fede, chiediamo scusa. E sarebbe già un passo avanti, perché guarda Gaia, adesso insomma sono vicende che tu hai vissuto anche personalmente in maniera molto dolorosa, ci sono dei casi eclatanti di questa, degli ultimi 30 anni, che se non ci hanno insegnato niente, allora significa che li difendiamo soltanto perché non è diritto di cronaca, ma ius sputtanandi. Sono due cose molto diverse. Senti Alessandro, ti volevo chiedere, tu giustamente prima hai detto è qualcosa che riguarda la carta, no? Cioè il racconto fatto attraverso la carta stampata. Io ti dico che ascoltando il podcast riflettevo sul fatto che avevo l'opportunità di ascoltare il racconto dei fatti attraverso i fatti, perché poi nel podcast ci sono pezzi di interventi da Craxi, insomma ci sono documenti,
ma con la serenità di non avere, diciamo così, poi tutto il contorno del dibattito e della tifoseria che in qualche modo mi portasse da qualche parte. Cioè ero libera di ascoltare e farmi la mia idea. E questa è stata sicuramente una componente importantissima per lo sviluppo della teoria, diciamo, chiamiamola della teoria del complotto, perché ovviamente quella che l'ha fatta crescere è stata appunto, sono state appunto le varie tifoserie, perché abbiamo parlato dei giornali, abbiamo in parte parlato della magistratura, ma nella diffusione di questa teoria dal grande burattinaio hanno influito anche gli scontri politici tra i due blocchi contrapposti all'ora della guerra fredda, che tifavano per spingere questa teoria e attribuire il grande burattinaio all'una o all'altra parte. Dopodiché c'è il libro, scusate, adesso non voglio fare pubblicità a Luca Palamara e Alessandro Sallusti, ma obiettivamente basta leggere poche pagine del libro di Palamara e Sallusti per capire, confessato da un diretto protagonista, se vogliamo, tra virgolette, pentito del sistema delle correnti di cui era uno dei capi, come c'è un anello strettissimo e totalmente funzionale, in molti casi asservito, di alcuni giornalisti a alcuni pubblici ministeri. Io li chiamo, quando facevo l'avvocato penalista, li chiamo i processi per vanità. Dico, guarda, se spezzi quell'anello non partono neanche metà delle inchieste che partono. Posso chiederti da giovane editore quale sei? Io ho l'impressione che ancora c'è tempo, però lo strumento del podcast possa essere uno strumento che va in un'altra direzione rispetto a un tipo di informazione alla quale noi siamo abituati, che è un po', diciamo così, ormai... È conosciuta. Sì, è uno strumento importante, poi il Post fa un ottimo lavoro anche insieme ad altre realtà, soprattutto perché arriva a una fascia della popolazione, i giovani e i giovanissimi, esatto, che purtroppo non leggono più i giornali, certo, questa è la verità, e vedono talvolta la televisione, però magari rivedono più che in diretta sulle piattaforme attraverso lo streaming. Quindi il podcast può rappresentare uno strumento di approfondimento per toccare delle tematiche come questo podcast che ne stiamo parlando, del Grande Vecchio, che sono delle tematiche importanti di approfondimento. Paese, esattamente, certo, la storia del nostro paese, di approfondimento, e arrivano ai giovani e ai giovanissimi. E questo è sempre un po' come vengono utilizzate le tecnologie, perché potenzialmente anche i social network, se utilizzati nel modo corretto, potrebbero rappresentare un veicolo, uno strumento di informazione. Il problema è quando poi ci sono degli utilizzi che sono degli utilizzi errati o degli abusi da parte dei social network, che quindi diventano uno strumento non propositivo. C'è anche il tema legato all'editoria dell'ebook. L'ebook è un altro strumento che ha avvicinato in parte i giovani alla lettura. Quindi non guarderei questi strumenti digitali con una preclusione, ma li guarderei come un'opportunità per arrivare a delle fasce della popolazione che è importante che si informino su questi temi. Il fatto dell'ascolto e del prendere il racconto delle notizie, esatto, facendole, no, senza appunto confusione che arriva da una parte e dall'altra, l'opinione per forza da una è parte vero, e dall'altra. E in più c'è un altro tema che purtroppo, questo poi aprirebbe un argomento molto ampio, il tema della riforma della scuola. Purtroppo la realtà ci dice che i programmi di storia a scuola si fermano in realtà alla Seconda Guerra Mondiale tendenzialmente, quindi molti giovani, quando si parla degli anni di piombo, quando si parla di Tangentopoli, del rapimento Moro, ma anche di argomenti molto importanti, poi se andiamo a chiedere concretamente cos'è accaduto in quegli anni lì, non lo sanno, quindi ben vengano degli strumenti di questo genere. Poi magari, Alessandro, invece si ricordano, come racconti tu, che il 20 aprile del 1980 era una domenica, una domenica senza campionato di calcio, e che cosa accade? È il giorno in cui per la prima volta sui giornali nasce l'espressione Grande Vecchio, che in realtà non nasce perché esisteva già, però veniva usata dai giornali con segno completamente opposto, era un titolo di merito, il Grande Vecchio, più Grande Vecchio di tutti era Sandro Pertini, certo, oppure Enzo Ferrari, Gimondi dal punto di vista sportivo. Invece dal 20 aprile del 1980 esce questo articolo sul Corriere della Sera che si intitola Craxi, trovare padrini e protettori, in cui per la prima volta Bettino Craxi usa l'espressione del Grande Vecchio per parlare di un grande burattinaio che da Parigi, dice lui, guiderebbe il terrorismo rosso.
Grazie, grazie Alessandro Parodi. Ricordiamo il suo podcast sul Post, ma anche su altre piattaforme, se non sbaglio, si può ascoltare. Sì, su tutte le principali piattaforme, su Spotify e tutte le altre piattaforme. Devi avere una bella voce come quella di Alessandro per fare il podcast. Eh? Sì. Confermo che c'è una... Sì, diciamo la verità. Sì, è fatto molto bene, andatevelo ad ascoltare perché è davvero un racconto interessante. Grazie Alessandro Parodi, grazie Pedulà, Ruggeri e Giubilei. Grazie. Adesso c'è Andrea Pancani, grazie, con Coffee Break. Grazie. Ci rivediamo domani mattina, arrivederci.